Mangialo! Tutto lo devi mangiare, tutto! Ma io a questo gli devo scrivere, proprio subito gli devo scrivere. E lui, è sto Tarek. Affanculo. Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri non avete visto la preview sul canale dei Tots, perché secondo me questi community e queste aree divise avevano della serie di trappole che era inutile fare, perché se li prendi così sti Tots sembrano tutti quanti forti. Quindi ho preferito provare sul campo quelli che secondo me erano i più interessanti, ovvero stiamo parlando di Suarez, Gravenberg e Fred. Quindi mettetevi comodi e gustatevi questa review. Fammi capire un attimo. Allora, con l'L2, no, bene bene. Con l'L2 mi sembra muoversi molto bien. Guarda raga, vi giuro su Dio, c'ho in testa i movimenti di DPS. Ok, Gravenberg mi sembra molto molto bene. Dio, giocare a PES e poi passare su questo gioco è traumatico. Cioè non è che è traumatico, essendo totalmente diverso. Bravo Gravenberg. Madonna mia raga, sto Gravenberg aspetta un attimo. Ok, bravo Fred. Tagliela un po'. Bravo Suarez, clinical finisher di sinistro. Dagliela un po'. Sì, clinical finisher. Bravo Suarez, ci siamo accesi in un batter d'occhio. Guarda con l'L2 come si muove bene. Guarda come reagisce bene ai micromovimenti. Fred, sta palla però la dovevi dare bene. Fred, sta palla la dovevi dare bene. Qua sta cosa dei passaggi, forse Holly ci ha visto lungo. Vedi, con l'L2 è bene Gravenberg, ma proprio bene bene. Smart working, dai, ma di che stiamo parlando? Qua deve segnare Suarez. Bravo Fred, clinical finisher. Bravo Suarez, oh Suarez clinical. Gente torna da me, in realtà non funziona proprio così. Chi era quello? Gravenberg? Bravo, qua mi sei piaciuto. Bravo Gravenberg, è gasato. Allora vediamo. No, 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 direi proprio di no. Direi proprio di no. Direi abbastanza di no, onesto. Tutto Fred, non mi sembra che io abbia in mano dei fuoriclasse assoluti. Cioè, dei giocatori che vorrebbero essere cose che però non sono. Cioè, vedi Gravenberg come sta passivo e non mi viene a dare una mano davanti. Per esempio, cioè quel work rate di Gravenberg è proprio grave, ma ci vuole. Bello, questo è un tiro di sinistro di Suarez con il verde. Vedi, Fred è l'unico che porta la pagnotta a casa, è agile, gestisce bene la palla, vedi. Schilla pure decentemente, la palla vicino al piede la tiene. Vedi, non c'ha manco quell'agilità nello girarsi che ti dà qualcosa che gli altri non ti danno. Segnati, prego. Ehi. Niente, sto Suarez non ne vuole sapere di segnare. Godo come un porco, godo. Qua gran giocata di Luisito Suarez, clinical. Bravo, allora Suarez S clinical e clinical. Vedi Gravenberg quanto è macchinoso. Anche se probabilmente Beyeder comunque rimane un po' più agile. Maronna, vedi che inserimento di Fregi. Bravo Fregi. Gravenberg perché è il giocatore che è, insomma, suscitava più interesse. Cioè statistiche da boh, fenomeno assoluto. Ma in realtà fenomeno assoluto non ci è. Partiamo dal notare che comunque un Cristo di 1,90 m, 4-4, quindi quei parametri lì ce li ha tutti quanti al posto giusto. Però i primi problemi iniziano ad emergere su quel rendimento, con quel work rate normale normale, che onestamente ho notato parecchio, soprattutto quando si trattava di dover trasformare l'azione da difensiva ad offensiva. Fino a quando c'era da difendere, bene il mantenimento della posizione, bene lo schiacciarsi sulla linea dell'area di rigore per intercettare i palloni, ma poi quando c'era da dover ripartire e offrire una soluzione in più ai propri compagni al limite dell'area per poi andarli ad imbucare, non è che mi abbia convinto più di tanto. Infatti, come potete vedere lì, 3 assist su 19 partite per il modulo che ho utilizzato, ovvero il 4-2-2-2,
è un bottino veramente magro. Andando a vedere nel dettaglio, abbiamo 93 di accelerazione e 95 di velocità scatto, che onestamente si sentono, ma neanche, nel senso che non è che è un giocatore con quel 94 di velocità come per esempio penso a Neymar, ok, corrono uguale, no, Neymar lo senti che è molto più rapido. Poi passaggi, per carità, niente da dire, c'è anche il 4 di debole, quindi destro-sinistro, bene bene, difficile che abbia sbagliato dei passaggi semplici. Tiro, onestamente, a causa della sua poca mobilità, e ne parleremo a breve, non è che mi è arrivato in zona di tiro, quindi non avendo provato mai grossi long shot, non mi sembra il giocatore che prendete perché ha un tiro della Madonna. Ma appunto i problemi sorgono quando andiamo a parlare di dribbling, perché quando andiamo a vedere quel 87 di equilibrio e quell'85 di reattività mixato ad un 93 di agilità ma un 94 di forza, allora i problemi iniziano ad esserci. Perché fino a quando abbiamo l'L2 premuto, quindi in fase di non possesso, si muove bene Gravenberg, assolutamente sì. Poi sfruttando anche le lunghe leve, intercetta gran palloni, riesce anche a franco bollarsi agli avversari nonostante il 70 di aggressività, però rispetto ad altri giocatori lo fa molto peggio, e quei parametri lì si sentono un boato quando andate a impostare l'azione col giocatore che risulta macchinoso, non vi fa guadagnare tempi di gioco. Quindi sinceramente, per quello che è il prezzo di questa carta, per il discorso dell'ibridabilità e per soprattutto quelle che sono le alternative attualmente, ma io preferisco tutta la vita Bellingham, preferisco tutta la vita l'SBC di Vera Moments, preferisco tutta la vita un De Bruyne Toti, preferisco tutta la vita un Gullit rispetto a questa carta qua di Gravenberg, che poi ripeto, quel 70 di aggressività va anche a incidere sul work rate, perché ipotizzo avesse avuto un 90 di aggressività sarebbe stato anche molto meglio e avrebbe in qualche modo tamponato quella situazione lì. Quindi sinceramente, per tutti questi motivi qua, io non mi sento di consigliarvelo e gli do un onestissimo 6,5, ma giusto di stima, perché per carità la carta c'è, però non vi aspettate di trovarvi Thor tra le mani. A differenza di Gravenberg invece, per praticamente un quarto del prezzo, Fred è veramente un bel giocatore, perché in questo caso abbiamo un giocatore di 1,69 m, quindi un po' piccolino, però alto alto, 5 di skill e 4 di piede debole, che vi permette di poter avere anche un po' di estro. In 19 partite abbiamo sempre 3 assist, ma soprattutto 3 gol. Questo vuol dire che Fred, quando si andava ad inserire in zona offensiva, la sua presenza la faceva sentire. Molto rapido, si sente tantissimo l'accelerazione e la velocità scatto, soprattutto quando c'è da correre all'indietro. Bene per quanto riguarda sia il passaggio corto che il passaggio lungo. Devo dire che quel 77 di finalizzazione mi è sembrato abbastanza fake, perché ha finalizzato delle occasioni anche abbastanza difficilotte. Agilissimo, non vi sto manco a dire, 98 di agilità, 97 di aggressività, no, di equilibrio, 96 di reattività, quindi parametri ottimi sia per quanto riguarda l'L2 in difesa, sia quanto riguarda la gestione con i micromovimenti della palla in fase offensiva. Benissimo il 99 di aggressività, che non solo sopperisce un po' a quel 78 di forza, ma fa sì che sta carta sia ancora più completa, perché hai un giocatore che recupera un botto di palloni in maniera anche tremendamente automatica, visto che ha 96 di intercettazioni e 87 di lettura difensiva, ma appunto non è appesantito da un parametro di forza eccessivamente alto come quello di Gravenberg, e appunto con un body type molto diverso. Mi è piaciuto tanto. Già so che la domanda magari potrà essere: meglio lui o Haaland, meglio lui o Kanté, eccetera eccetera. Assolutamente io preferisco questo Fred anche rispetto ad un Haaland, che è il suo diretto rivale, perché Haaland è un po' più macchinosetto, gestisce un po' peggio il pallone, e preferisco avere la quinta di skill piuttosto che la quinta piede debole, che può dare appunto quel qualcosa in più che di pochi centrocampisti hanno quest'anno in quel ruolo là. Quindi promosso, gli do un bel 8,5 a sto Fred, anche in termini di qualità, prezzo e abilità, tanta roba. Chiudiamo con Suarez, e qua pure abbiamo da parlare, perché 1,5 milioni per una carta da 4 stelle skill e 5 piede debole, quindi praticamente l'opposto del Foot Birthday, che ha 5 di skill, 19 partite, 7 gol e 4 assist. Allora, parliamone un attimo. Perché? Giocatore che ha 98 di accelerazione, ma non è che ha questo speed boost allucinante. Potenza tiro, finalizzazione, sì, finalizza molto bene, in particolare il 5 di piede debole lo sentite tanto. Infatti, come avete visto nelle clip, ho fatto dei tiri appositamente senza timed per vedere se avesse un sinistro costante
e ce l'ha. Bene i passaggi, quindi si potrebbe anche pensare di utilizzarlo da COC. Agilità, equilibrio e reattività sono penalizzati da quel 95 di forza. Però non vi aspettate un tronco, perché a girarsi bene o male si gira, però deve prendere quel giusto ritmo. Quando è il ritmo, bene. Quando invece gli arriva la palla da fermo piantato e già magari se l'è allungata male, il movimento l'ha iniziato un po' così e così, non recupera, quindi diventa macchinoso. Quindi diciamo che il rendimento palla al piede è un po' discontinuo a seconda delle situazioni. Poi, per carità, per la freddezza, il dribbling, il controllo palla, le sentite tutte quante. Però se devo fare un paragone, io, nonostante l'aumento statistico di questo Suarez, mi vado a prendere tutta la vita il Foot Birthday, che costa 1 milione in meno e ha il 5 di skill, che quest'anno si sente molto di più su FIFA 22 rispetto agli anni passati. Poi vi ricordate nella review che feci all'epoca quello che giocatore era, e secondo me non ha nulla da invidiare a questo Suarez qua. Anche per questo video è tutto, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se li avete provati e se siete rimasti sorpresi o delusi da questi giocatori. In descrizione vi ricordo tutti i link alla piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno. Vi auguro una buona giornata, insieme al vostro Liberoschi. Ciao.